Caro amico e cara amica, benvenuti nel mio nuovissimo canale. Cominciamo la nostra avventura con questo strumento, pan flute, flauto di panna. È uno strumento che ha caratteristiche sonore tutte particolari. E lo dico anticipatamente, così butto le mani avanti, è lo strumento che preferisco in assoluto. Vuoi come impostazione per poterlo suonare? C'è a chi piace ad esempio suonare con le bacchette, c'è a chi piace suonare schiacciando tasti e contemporaneamente soffiare. Da oggi cominciamo un viaggio verso la conoscenza di questo strumento inusuale, ma che tanto ricorda luoghi esotici, di fantasia. Per nulla è usato molto nella filmografia, anche nelle colonne sonore. Nel compianto grande maestro Morricone lo fece utilizzare da artisti di risonanza internazionale. Si tratta di uno strumento che io definisco una belva, una bestia, sotto l'aspetto dell'approccio. Richiede delle qualità fisiche incredibili. Solo in pratica chi l'ha provato a suonare sa a che cosa mi posso riferire. E come ho già detto in altre mie dirette e video tutorial, buttate fuori la vostra anima attraverso l'utilizzo di questo fantastico strumento. Siete voi stessi, è un'estensione della vostra personalità. La fatica più improba con cui chi comincia, chi approccia questo fantastico strumento risiede nel respiro, nel fiato. Occorrono veramente dei polmoni. Credetemi, io ho provato a suonare tanti altri strumenti e qui non le ho messe, ma ho una raccolta di armoniche cromatiche che utilizzerò molto nei miei video, anche in contemporanea di questo pan flute. Avevo il sassofono, ho suonato il sassofono, il pianoforte, le tastiere elettroniche, insomma ne ho passato un po' a tempo perso. Ecco, mi sono illuso di poter essere un bravo musicista, cosa che non lo potevo essere perché ero invinghiato con la mia attività professionale, che è di tutto rilievo. Per chi non lo sapesse, comunque lo dico, sono un formatore. La fatica improba, sottolineo improba, che si prova nel suonare soprattutto le prime volte questo strumento, fa sì che possa scoraggiare l'eventuale interessato che ne approcciasse la pratica. Ecco. Quindi non scoraggiatevi, è lo strumento che in termini di fiato, di polmoni proprio, esige tantissime risorse, vostre risorse, e le indicazioni, i vostri sforzi dovranno essere veicolate lì, in quel punto, cioè condizionarvi anche fisicamente. Io consiglio a tutti anche un po' di allenamento, un po' di camminata veloce, di corsa, quello che preferite, un po' di movimento, come lo consiglio a tutti i musicisti. Il discorso va subito sulla pazienza e sulla costanza. Andiamo avanti. Al flauto di panna noi pensiamo che abbia un retaggio dell'America Latina e delle Ande, paesi andini, il Perù piuttosto che il Cile, l'Argentina, e pensiamo soprattutto agli indiani d'America. Ecco, gli indiani d'America avevano un altro tipo di flauto di pan, con canne però dritte. Non avevano questo tipo di... nacque dopo, dall'arrivo dei occidentali, l'epopea americana, che portarono anche questo tipo di strumento. Quindi non ha un retaggio dell'America Latina. Posso dire con una certa precisione che il flauto di panna ha un retaggio storicamente globale in tutto il mondo. America Latina, America del Nord, gli indiani, qui in Occidente la Romania sta facendo una gran scuola, veramente, il flauto e i flautisti rumeni eccezionali, in Svezia, in Cina. Infatti questo è un flauto cinese, ma dopo lo vedremo. In Giappone tantissime tradizioni e culture, più o meno lontane, storicamente parlando,
hanno adottato questo strumento. La nostra stessa cultura occidentale, mi riferisco all'antica Grecia e a Roma, all'impero romano, bene, attraverso dei reperti vascolari e di disegni, affreschi, ci è giunta a noi l'informazione che era uno strumento dell'epoca proprio. Infatti in alcune raffigurazioni vediamo spesso il dio Pan che suona questo tipo di flauto. Ecco le tradizioni occidentali. Questo è un flauto di marca. Poi effettuerò dei veri e propri, tutorial in merito. Ne sonderò le caratteristiche, il legno, eccetera, eccetera. Consiglio quelli di legno o di canna. Ne trovate a 15, 20, 30 euro su internet. Tipo questo che l'ho pagato 12 euro. E quando mi è arrivato sono rimasto veramente sbalordito. Questo è il modello in re. Ha 25 canne. Ha un suono veramente melodioso ed è in canna di bambù e il supporto in legno leggerissimo. Quest'altro modello è invece in legno, è pesante rispetto a quello, stranamente potrebbe sembrare più pesante questo, ma no, è questo qui, e ha 22 canne. Questo è in tonalità di Do. Come potete notare si possono ottenere note alterate, normali, alterate, ok? Poi vedremo come cercare di ottenere le note alterate. È in legno ed è un flauto che ho acquistato a 10 euro da un privato su un mercatino. Una caratteristica di questo e anche di questo cinese: si possono accordare come vi pare, ottenendo tutte le gradazioni e le varie tonalità. Posso accordarlo in Do e in Do. E attraverso, poi mostrerò nei tutorial come si effettua la intonazione, l'alterazione delle note stesse, spingendo sul tappino che c'è dentro o spingendolo in giù ad alterare la nota. Più spingiamo in giù e chiaramente la nota sarà più verso il grave, più spingendo il tappino in alto e più la nota sarà acuta. Ma vedremo. Anche questo è un gioiellino che costa pochissimo. Sì, direte, è una cinesaria, ma un prodotto cinese si sa che è roba scadente. Altro, questo non è scadente, ve lo consiglio. L'ho comprato su Banggood, è molto bello. Ogni flauto, dicevo, ha la sua impostazione e la sua tecnica, non tutti sono uguali. È come un bambino, ogni bambino è un mondo a sé, oppure se volete preferite come una donna, ogni donna è un mondo a sé. Ma anch'io come individuo sono un individuo a me. È fantastico, ha l'accordatura regolabile anche questo e ho provato ad accordarlo in tutte e 12 le tonalità e è fantastico. Quando ho parlato prima di tradizioni, dall'America all'Oriente, non posso non parlare di questo. Mi piace anche odorarli perché il legno a me affascina. Mi piace anche odorare i libri. Questo flauto, dicevo, a cui sono particolarmente affezionato, mi è arrivato un mesetto fa, un mesetto scarso fa, ed è un regalo di Isidoro.
Isidoro Nasatti, che è un pensionato che produce e costruisce strumenti di canna di questo tipo, tipici della tradizione italiana. Infatti questo è costruito sulla falsariga dei modelli di flauto di pan lombardi della Lombardia. Avete presente la zona di Lecco, il lago di Como, i Promessi Sposi? Proviene da lì. Fatto a mano. Comunque, è di una fattezza unica, ha intonazione fissa, infatti non è in do, ma è in la. Ciò vale a dire che tutti i fa, i sol e i do sono alterati in diesis, tutti. Parto da la. Sentite che suoni, no dai, non scherziamo, è un suono veramente che mi rinfranca da tutte le ore che ci sto mettendo per acquisire la capacità di suonare le note che voglio suonare, note pulite, qui non si sgarra. Quindi anche noi italiani abbiamo la nostra tradizione per ciò che riguarda il flauto di pan. Ringrazio Isidoro Nasatti. Vi sono anche dei modelli elettronici, pan elettronici che si possono utilizzare con la USB o collegandoli a un device, al computer, ma avremo modo di parlare, di affrontare questo argomento dei pan elettronici più avanti. Oltretutto concludo con un piccolo consiglio. Sì, lo so, è antipatico, tutti coloro che danno consigli sono antipatici, e va bene. Siamo antipatici, seguiamo dei consigli vissuti sulla nostra esperienza, però. Allora, il piccolo consiglio che ho il dovere di darvi è: se approcciate strumenti di questo tipo, uno strumento simile vi impegnerà parecchio, vi farà anche innervosire, come tutti gli strumenti. Voi distaccatevi, nell'attimo in cui sentite dei problemi, vi creerà ansia anche, come tutto lo studio di altri strumenti musicali. Quindi abbandonate, staccatevi e riprendete 2 o 3 giorni dopo. Per chi invece, come me, fosse determinato nel portare avanti lo studio di questo strumento e per ottenere le soddisfazioni che solo uno strumento simile sa elargire, allora, il consiglio è questo: studiate cominciando con 5 minuti al giorno. Sembra strano, ma già per iniziare a ottenere spero di avervi fatto una cosa gradita, almeno è nel mio intento, ecco, esserci riuscito. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi. Vi iscriverete selezionando la campanellina qui sotto, commentate, va bene? A me costa tante ore e che nessuno, come ho già detto, mi impone di impegnarmi, ecco, nell'effettuare i video. A voi invece un attimo, per un semplice clic sul mi piace, puoi iscrivervi. Ciao a tutti, con tutto il bene, ciao!